corretta della Normandy. Qui è il tenente Victus del nono plotone. Mi ricevete? Vi sentiamo, nono plotone. Ti avviciniamo alla bomba, comandante. Stiamo incontrando forte resistenza. Non possiamo avvicinarci di più, tenente. Cerca un punto per posizionare il tuo plotone. Ricevuto. Parlami di questa bomba di Cerberus. Non è di Cerberus, comandante. È Turian. Cosa vorresti dire? Venne piazzata secoli fa, dopo la rivolta dei Krogan. La bomba era una misura di sicurezza contro un'altra guerra galattica. Brutale, ma direi che ha senso. Colpire duramente i Krogan se avessero fatto scherzi. Direi che la cosa ha senso. Non ci si può fidare dei Krogan. Adesso però concentriamoci sul disarmare quella bomba. Già, ma Cerberus l'ha trovata. La detonazione significherebbe una guerra tra la mia gente e i Krogan. D'accordo. Questo spiega la segretezza. Dov'è situata? In quegli edifici laggiù. Cerberus ha portato l'equipaggiamento per estrarla. Il nono plotone ti coprirà il fianco, comandante. Tutta questa attività avrà insospettito i Krogan. Non possiamo fallire, comandante. Ricevuto, tenente. Dobbiamo fermarci. Raggiunta la bomba, dovrò riprogrammare il meccanismo di attivazione. Oh.
Abbiamo sconfitto i Krogan e piazzato una bomba sul loro pianeta. Piuttosto estremo, ma quelli erano tempi disperati. Dopo quello che hanno passato, perdere tutto in un lampo è mostruoso. Ottimo lavoro, tenente. Ricevuto. Rilevo parecchie comunicazioni radio di Cerberus. Si preparano all'evacuazione. La cosa non mi piace affatto. Credere che sia rimasta nascosta tanto a lungo. Doveva essere ben in profondità per restare nascosta. Cerberus ha dovuto scavare. Spero che Victus sappia quello che fa. Non avremo una seconda chance. Dobbiamo muoverci, Shepard. Comandante, siamo vicini alla bomba. Procediamo verso la stazione di controllo. Ricevuto, noi proseguiamo. Che Cerberus sta evacuando. La bomba potrebbe essere sgombrata. Non credo proprio. Sicuramente che stanno prendendo la famiglia in casa. Cerberus ha messo un firewall intorno al meccanismo di attivazione per rallentarci. Devo creare un bypass. Ci vorrà del tempo. Ma come hai detto, niente attivazione, niente esplosione. Avrà il tempo necessario, tenente. Ricevuto. Procedo al bypass. E grazie per avermi offerto questa occasione. Non sprecarla, soldato. Attenti! Comandante! Tu pensa alla bomba. Noi a Cerberus. Protocollo di evacuazione qua in mezzo. Bloccando l'accesso. Qui non passerà nessuno, chiaro? Fatto! Male.
sforzi! Mi serve più tempo, comandante! Firewall andato! Sono dentro! Per gli spiriti! Cerberus ha violato il meccanismo di attivazione! È impostato per detonare! Disattivalo! Non c'è tempo! Devo separare il meccanismo dalla bomba! Subito! Coprimi! Rilevo delle comunicazioni radio tra forze di Terra Krogan.
Sembra che stiano eliminando le truppe superstiti di Cerberus. Non vorrei essere il tizio che ha informato i Krogan di quel pacco a sorpresa. State bene? Sembra che laggiù sia stata dura. I Turian hanno subito molte perdite, Joker, compreso il figlio del Primarca. Ricevuto, comandante. Joker, chiudo. Non ha esitato un istante. Qualunque cosa fosse prima, verrà ricordato per questo. Cosa diranno i Turian di tutto questo, Garrus? Difficile dirlo. Il sacrificio in guerra è naturale. Si è comportato con onore, ma... siamo gente difficile da soddisfare. Vivere la propria vita per la causa, anteponendo la causa e il plotone. Sono cose... naturali. Ha fatto ciò che doveva quando contava. Sì. Sì, è così. Ottimo lavoro su Tuchanka, comandante. Fermare quella bomba ha impedito la guerra tra i Turian e i Krogan. Ora non possiamo permetterci queste divisioni. Pare che i Krogan stiano recuperando la bomba. Stanno gestendo la cosa. Non permettono ai Turian di inviare aiuti. Comprensibile. Al momento la situazione è molto delicata. Con Vrex e il Primarca a bordo della Normandy, aspettati dei problemi. Non abbiamo ancora una solida alleanza tra quei due. Mantieni la pace, comandante. È un ordine. Sì, signore. Hackett, chiudo. Non potevamo rischiare un'altra guerra galattica con i Krogan. La genofagia non era abbastanza. Dovevate anche piazzare una bomba sul mio pianeta. È una decisione di centinaia d'anni fa, da allora sono cambiate molte cose. Non abbastanza per dirci della bomba, codardo. Ehi. Non possiamo permettere che il passato ci divida. Lavorando insieme avremo una possibilità. Primarca, avevate una bomba su Tuchanka. E Vrex, al posto dei Turian, voi avreste fatto la stessa dannata cosa! Shepard! È finita. Oggi suo figlio è morto per cercare di sistemare le cose. La prego. È tutto a posto. Sì, d'accordo, Shepard. Sei stata chiara. Abbiamo nemici più forti da affrontare. Già. Capisco che avesse delle riserve, comandante, ma spero che ora comprenderà la necessità di segretezza. I segreti ammazzano le persone. L'ha preso sulla sua pelle. Già. La lezione più dura da imparare, comandante. Mio figlio è morto con il rispetto dei suoi uomini. Volevo ringraziarla per questo. Il suo sacrificio verrà registrato negli annali del nono plotone, cosa di cui ogni padre andrebbe fiero. Sì, signore. Giocano un altro tiro del genere. Questa alleanza è finita. Per favore, Vrex, non metterti anche tu. È difficile per tutti. Ci sono i razziatori sul mio pianeta. Una bomba che lo ha quasi fatto saltare in aria. E se non dovesse bastare, ci penserebbe la genofagia ad estinguerci. Per cui, non parlarmi di momenti difficili. Va bene. Ottimo. Allora, di cosa hai bisogno? Per ora è tutto, Vrex. Torniamo al lavoro. Quando vuoi. Hai sentito che dobbiamo evacuare un'altra colonia? Stiamo perdendo terreno. Non mi pare che anche i razziatori siano messi così male. I razziatori però non hanno colonie. E nemmeno Cerberus. Se ne avessero, potremmo scagliarli contro un asteroide. È un piacere vederti.
sei impegnata? Sto aiutando a decodificare i progetti del crucibolo, o almeno ci provo. La fisica teorica delle particelle basata sulla matematica in base 12 non è esattamente la mia specialità. Stiamo combinando discipline che normalmente richiedono una vita intera per essere padroneggiate. Rinuncerei volentieri a un secolo di vita per avere almeno uno scienziato protean ad aiutarci. Shepard, Cerberus si sta schierando lontano dai campi di battaglia di Tuchanka. Il suo obiettivo sembra essere un antico sistema d'armamento terra-spazio risalente al periodo della rivolta dei Krogan. Il sito non presenta evidenti vantaggi strategici e i Krogan non sono in condizione di intervenire. Quale potrebbe essere il fine di Cerberus? Non lo sappiamo, ma quella è gente che non agisce senza un piano. Devi fermarli e scoprire quali sono i loro propositi, già che ci sei. Lo faremo. Bene, Hackett, chiudo. Pare che Cerberus abbia attivato quel cannone, comandante. Io torno su e controllo qual è il loro bersaglio. Inizia pure. Bene. Niente di più semplice. I comandi dei cannoni, spazzeremo via quella nave.
Non è certo la reliquia Krogan che mi aspettavo di trovare. Stanno staccando la corrente! Dovrete ripristinare l'energia! Muoviamoci! Presenza nemica! Deviato l'energia al terminale principale. Torno subito indietro.
presenza nemica! Comandi dei cannoni operativi. Puntamento attivato. Coordinate, tenente. Trasmesse. Fuoco. Colpo diretto a dritta, comandante. Bersaglio danneggiato. Ripeto, colpo diretto. Ah, che spettacolo. Bene, ottimo lavoro, squadra. Shepard, l'attivazione di quei cannoni Krogan ha posto Cerberus in una condizione di netto svantaggio nel sistema. Il nemico sta ripiegando, ma temiamo che possa tentare una riconquista della struttura. È probabile. Ordinerò a una squadra dell'Alleanza di proteggerla. Grazie a te, ora abbiamo una testa di ponte in posizione strategica. Molto bene. Ben fatto, comandante. Hackett, chiudo.